immenso. Grazie. Ma stiamo a dare il benvenuto ad un altro grande artista di musica classica contemporanea, anche lui ha girato tutto il mondo, anche per lui Napoli ha un significato particolare, ladies and gentlemen, Giovanni Allevi, vieni. Grande maestro. Ciao. Grande Giovanni. Maestro. Che bello, bravissimo. Che grazie, incontro. Ci hai emozionato. Grazie. Oh, come stai, caro? Ben trovato. Sono felicissimo, felicissimo di essere qui. Una grande emozione. Anche perché io con Napoli ho un legame viscerale. 32 anni fa, il giorno del mio 21esimo compleanno, a Napoli ho fatto il mio primo concerto in assoluto. Ed ho avuto un pubblico di 5 persone. 5 persone. Ma che successo? Sì. Senti, era un concerto di musica classica. Sì, io facevi di Bach, no? Sì, infatti, siccome è iniziato con la partita numero 2 in do minore di Bach, io vorrei accennare un attimo quelle note, sì, perché rappresentano proprio l'inizio di tutto, capito? L'inizio di tutto? C'erano le 5 persone... grazie, grazie. Amore mio! Erano sedute in seconda fila perché si vergognavano. E la signora mi ha pure detto, se vuole, che carina che mi ha dato del voi, no? come fate con la vostra nobiltà, se volete potete anche non suonare. No. Io ho detto, come no? Come no? No, io voglio suonare. No, allora, perché i veri artisti suonano anche di fronte al pubblico vuoto, no? Giugno. Allora, la partita numero 2 di Bach, queste note drammatiche e fiere al tempo stesso. Così iniziava la mia avventura. Anche perché va detto, Giovanni, che poi a Napoli sei tornato, forse abbiamo la foto. Quanti anni dopo? Quasi 20 anni dopo. Quasi 20 anni dopo, vorrei vedere Piazza del Plebiscito. Vediamo se c'è. Adesso arriva da qualche parte. Eccola. Eccola qua. 5 persone. 5 persone. Però io ci tengo a dire che io quella notte del concerto con i 5, che ho passato alla stazione dei treni, ho passato pensando, stazione dei treni? Sì, perché non era stata prenotata la camera d'albergo. Pure! Non lasciavo dormire in stazione. Però io sono rimasto lì e ripensando all'entusiasmo che mi hanno regalato quelle 5 persone, perché hanno fatto un tifo da stadio, io ho capito quella notte che la musica sarebbe stata la mia vita e che la musica non è questione di numeri, è questione di un fuoco che hai dentro e si rivolge a una persona, una singola, anche una sola persona che è unica ed irripetibile e a suo modo infinita. Bella. Bravo, amore! Giovanni, sì, questo è il grande cuore di Napoli, queste quelle 5 persone rappresentavano quei 25.000 che poi abbiamo visto 20 anni dopo, perché poi quando si ha cuore e passione... Ma io penso che quei 5.000 per lui, quelle 5 persone valevano quelli là che stavano a Piazza Plebiscito. Io me le vedo, oggi faccio i concerti, Dio vuole che io abbia suonato in tutto il mondo e ovunque io mi vedo ancora quelle 5 persone sedute lì in seconda fila. Non le voglio dimenticare, capito? Perché mi ricordo e questo ci senso. Insegna anche che nella vita non dobbiamo mai abbandonare i nostri sogni. È bello. Allora, io devo andare alla pubblicità, adesso Giovanni ci racconta il suo nuovo progetto che riguarda nostra madre terra, sì, si chiama Embrace the... The First Embrace, il primo abbraccio, pubblicità, Nino, è stato un onore. Mi lasci con un altro grande artista e sono felice che mi siate conosciuti. Grazie veramente, complimenti. Pubblicità! Eccoci qui, siamo al piano con Giovanni Allevi. Quando sei venuto l'altra volta ci hai fatto ascoltare Lucifer, che è diciamo uno dei brani che sta avendo più successo in questa tournée, giusto? Perché hai dedicato un motivo musicale a Lucifero? Oh, interessante. Quando ho finito di scrivere Lucifer, mi sono chiesto e ho chiesto al brano, ma perché? Perché sei tu? Cioè, ci hai parlato con... Sì, io ci parlo. E lui mi ha detto, vuoi o non vuoi, io sono Lucifer, con le mie luci e con le mie ombre. Perché comunque l'angelo caduto dal cielo è il portatore di luce, possiede un lato oscuro che probabilmente tutti quanti noi condividiamo in questo momento inquieto.
E questo credo che sia il motivo per cui il brano durante il tour sta suscitando. E peraltro una cosa molto vera, che se non impariamo a riconoscere i nostri lati oscuri non potremmo mai ricevere la luce. Sì. Lucifer. Siccome tu sei una grandissima pianista, tu hai vinto il Coppa Pianisti d'Italia di Osimo. Osimo, ecco, e allora io voglio regalarti lo spartito di Lucifer. Ma è meraviglioso! Ecco, ma che bello! Oh, è vero, eh? Eccolo! Sì, sì, con tutte le semicrome. Complicatiello, eh? Sì, però ti prometto che proverò a studiarlo. Vabbè. E poi ti mando la clip. Sì. Senti, grazie, davvero. Com'è che si fa così? Così. Senti, invece il 22, in occasione della giornata del concerto per la terra di Earth Day Italia, sarai a Roma, sì, alla Nuvola di Fuxas, presentando un brano inedito che è The First Embrace. Ed è molto bello questo concetto, perché appunto è in occasione della giornata mondiale della terra delle Nazioni Unite, perché il primo abbraccio che noi abbiamo è proprio quello alla nostra madre terra. Sì, dalla nostra madre terra, è anche il primo abbraccio tra una mamma e il suo bambino, il primo abbraccio tra i due amanti. Ecco, io ho voluto in questa musica raccontare un sentimento dolcissimo, e vorrei davvero Vai. Okay. Allora io sono un cuore attaccato a un pianoforte in questo momento. Un cuore attaccato a un pianoforte. Sì. Lo sai che dopo tanta grazia io vorrei solo stare in silenzio? Che bello, grazie. Ti capita? Sì, è quello che io cerco dalla musica. Il silenzio? Che io cerco questa grazia e questo silenzio. Che poi sono però l'occasione per ripartire
per ritrovare una grinta, per ritrovare uno slancio e l'entusiasmo nella vita. Il concetto della reinvenzione è un concetto fondamentale, anche che ha scritto nei tuoi libri, che ne abbiamo parlato spesso, cioè la capacità di poter trovare sempre delle nuove chiavi per stare bene. Sì, basta prendere contatto con la propria ansia. Tutto lì passa l'ansia. Passa tutto da lì. Quando entriamo in contatto con la nostra fragilità, con la nostra ansia, allora ecco che ci si spalanca un orizzonte creativo entusiasmante. Quanto è vero, caro Giovanni. Ma che meraviglia. Allora, sappiamo che sei in tour, in Italia, Europa, dove stai? Sì, in Italia. Andate, ascoltatelo. L'ultimo libro qual è? L'ultimo libro è Le regole del pianoforte. Le regole del pianoforte, che sono poi le regole della vita. Jessica ti adora, perché tu sull'ansia, no Jessica? Sull'ansia sì, ne so qualcosa. Ma soprattutto, pure io, cioè c'è una vita d'analisi, per cui figurati. Ma soprattutto è bello vedere un cuore buono come quello di Giovanni. Grazie. Grazie davvero Giovanni. Ci vediamo in tour. Ci vediamo in tour. Quando vuoi, citofoni e tu e noi qui, le porte sono a tua disposizione. Grazie davvero per questo regalo. Ciao. Grazie davvero.